Buonasera amici telespettatori di Udinese TV, ben ritrovati all'appuntamento con Salute e Benessere. Questa settimana ci occupiamo della bocca, in particolare dei denti, perché la nostra salute passa anche attraverso la bocca e i denti hanno un ruolo fondamentale. Lo facciamo con il dottor Massimo Morgante, specialista in ortodonzia. Buonasera, Buonasera, buonasera buonasera. dottore. Allora, igiene orale e prevenzione, uguale prevenzione. Una Esatto. prevenzione che non necessariamente deve essere avviata quando i denti sono già presenti, anzi, obbligatoriamente va avviata prima come filosofia e stile di vita. Esattamente. Diciamo l'igiene orale andrebbe iniziata insegnando alle mamme in gravidanza come curarsi in modo che capiscano l'importanza e i metodi per tenersi in ordine e che quindi trasmettano ai bambini come solo una mamma può fare in pratica. E Ecco, quindi abbiamo delle imparino a foto. controllare i bimbi e non ci troviamo ad avere praticamente questa situazione che si vede nell'immagine dove abbiamo una presenza abbondante di placca in bocca, che deriva dal fatto che c'è uno spazzolamento o comunque un'igiene non sufficiente a quelle che sono le abitudini Questa alimentari. Questa bocca è di un bambino di quale età? bocca è di un bambino che ha già cambiato i dentini da latte, quindi potrebbe avere 6 anni, 6 anni e mezzo circa. E in quanto tempo si forma quella placca, quella La sostanza placca, bianca che vediamo lì? ma si forma già in una giornata. Per avere una importanza di placca così, grosso modo c'è una carenza di igiene sulla settimana più o meno. Questo non va bene. Questo non va Andiamo bene avanti perché abbiamo assolutamente. anche altre foto che ci mostrano come è una bocca, come non dovrebbe essere una bocca e come dovrebbe invece Ecco, essere una bocca, sempre di bambini in questo caso. in questa bocca si vede praticamente l'utilizzo dell'evidenziatore della placca, ci sono delle pastigliette di disinfettante colorato che si fissano sui batteri e creano questa situazione di colore che ci evidenzia dove non è stato pulito bene il dente. E quindi si insegna al bimbo a pulire utilizzando questo aiuto, diciamo. Praticamente il bambino si spazzola fino a che i dentini diventano bianchi. Quindi il bambino utilizza questa pasticchetta e La man mano pasticchetta che viene lui. sciolta in bocca e crea questo aspetto. Io consiglio generalmente di far pulire prima i dentini al bimbo, dopodiché usare la pastiglietta in modo che il bimbo non si Non si spaventi. impressioni, andiamo avanti, Perché ne abbiamo ancora da mostrare per vedere invece poi come dovrebbe. Eccola qui, questa è una ecco, bocca questa è pulita. un'immagine dove si vede come dovrebbe essere una bocca che è generalmente pulita abbastanza bene con una piccolissima percentuale di placca che viene evidenziata dalla pastiglietta, diciamo. Nell'ambito dell'igiene orale della prevenzione rientra anche un corretto stile di vita dal punto di vista alimentare. Quando si dice che i bambini mangiano caramelle, cioccolata, Diciamo merendine, che questo la influisce. placca lavora essenzialmente con gli zuccheri, per cui tutti gli apporti alimentari di zuccheri danno la benzina, diciamo, ai batteri per poter riprodursi nella bocca. Ecco, il problema grosso è chiaramente i batteri colonizzano la bocca e all'inizio sono batteri, diciamo, semplici e nel tempo, nel giro di una settimana, abbiamo una colonizzazione di vari tipi batterici, anche anaerobi, che creano praticamente un ristagno di placca importante, la placca poi diventa dura, si solidifica, diventa tartaro e crea praticamente questi strati che coprono le zone interdentali. Quindi possiamo dire che finché è placca si può ancora intervenire in tempi Sì, abbastanza rapidi per evitare che vada oltre. Diventato poi quando tartaro diventa un po' ci più serve complicato. Serve il l'aiuto, diciamo, dentista. nostro, Serve il dentista. dell'igienista dentale in Dell'igienista. particolare o del dentista. Da che età bisogna iniziare a rivolgersi appunto al dentista per dei controlli? Perché anche quello è Allora, teoricamente prevenzione. un controllo potrebbe essere fatto già a 3 anni. Chiaramente bisogna valutare com'è il bimbo, se si impressiona e quindi diciamo che potrebbe essere una buona regola avere magari il supporto del pediatra che dà l'indicazione alla mamma se c'è già l'esigenza del dentista, in quanto i nostri pediatri sono stati formati, istruiti e conoscono perfettamente quelle che possono essere almeno le grossolane
malformazioni che è bene vedere nei primi periodi di vita, diciamo. Normalmente un bambino dai 4 ai 6, compatibilmente sulla paura del bimbo e molte volte anche della mamma, Della perché mamma. molte volte sono le mamme spaventate. Ecco, ci spiega un po' la differenza fra il dente da latte e quello definitivo e soprattutto se nella fase in cui Allora, si è bambini e quindi con i denti da latte che poi cadranno non hanno radice, se si può trascurare l'igiene orale o altre operazioni di prevenzione sui denti perché si può pensare il dente va via, cade, è destinato ad andare via, non serve più, possiamo evitare di lavare i denti, possiamo evitare di andare dal dentista. no, Ci spieghi un diciamo, attimo se è i così? dentini da latte hanno le radici tanto quanto i denti definitivi. Hanno una vita più breve dei denti definitivi, nel senso che dai 6 anni ai 10, 12 vengono eliminati progressivamente dalla bocca per lasciare spazio ai denti definitivi. Ecco, i dentini da latte sono costruiti esattamente come il dente definitivo, a parte la forma morfologica delle radici che si differenzia, quindi hanno il nervo, hanno l'apparato vascolare e tutto, per cui se si cariano fanno male tanto quanto i denti definitivi. Quindi l'igiene è assolutamente importante del bambino, in particolare le cose da ricordarsi sono non utilizzare per esempio i ciuci col miele, non fare bere bevande dolci al bimbo quando va a dormire la sera, se possibile fare anche una mini igiene anche nei primi anni di vita. Molte volte per esempio le mamme possono mettersi una garzina sul dito e anziché utilizzare lo spazzolino, cercare di pulire almeno peggio, diciamo, i denti del bambino in modo da creare questa abitudine o pulizia dei È batteri. comunque un ambiente sano all'interno della Mantenere un bocca. ambiente pulito in bocca, questo è fondamentale. Chiaramente, dopo ci sono i bambini che hanno patologie particolari, tipo il diabete o bambini cardiopatici, che hanno necessità assoluta di essere puliti bene, perché ovviamente possiamo trovare lo streptococco beta emolitico che chiaramente può localizzarsi sulle Quello. valvole cardiache, o il bambino diabetico che comunque può avere peggiorato i picchi di glicemia anche sì, presenza Certo, dei per batteri, la situazione insomma. dei batteri. Un'ultima cosa sui denti da latte. C'è un dente che viene scambiato per dente da latte, ma non Ecco, lo è. Questo è grazie della importante domanda. perché Ecco, c'è un è dentino in importante cui. ricordarsi, i dentini da latte sono 10 per arcata. Quelli definitivi, quando crescono gli ottavi, sono 16 per arcata. Il problema è che il bimbo verso i 6 anni presenta l'eruzione del dente definitivo, il primo molare, che molte volte le mamme scambiano per un dente da latte e magari Lo lasciano che si trascurano. cari, lo trascurano, non sapendo che quello è il dente che si portano avanti tutta la vita. E questo è molto importante da ricordare, sì. Ecco. Beh, lei prima accennava al non utilizzare il miele sul ciuccio, Beh, è fondamentale, chiaramente, sì. fondamentale. Adesso però cambiamo argomento, riguardo il ciuccio, c'è qualche bambino che poi dopo Il tolto il ciuccio, ciuccio diciamo, il ciuccio comincia ad infilare il dito per nella noi bocca. ortodontisti è la manna del cielo, nel senso che purtroppo molti trattamenti ortodontici seguono al fatto dell'utilizzo del ciuccio, al fatto del bambino che si mangia le unghie, al fatto del mangiare le matite e praticamente a esercitare delle azioni meccaniche che non permettono la stabilizzazione corretta dei denti e agiscono proprio inclinando, torcendo e ruotando i denti. Ecco, Ecco, commentiamo quello che stiamo vedendo. Qui siamo già nel campo dell'ortodonzia, giusto? in Qui questo nell'ambito della caso, correzione ecco, della diciamo, disposizione dei denti. sì. In questa immagine vediamo praticamente i bambini con i cosiddetti denti a coniglietto che praticamente derivano molto probabilmente dall'utilizzo del ciuccio o da abitudini linguali viziate o anche da una crescita facciale particolare. In questo caso, per esempio, per risolvere questo problema che va intercettato già alla vista, diciamo, del ragazzino, perché chiaramente il dente sporgente rischia di rompersi. Se cioè, il bambino fa una caduta può spaccare un centrale e chiaramente crescere una creatura con un dente rotto, da devitalizzare o magari che può essere lussato e perso, non è una cosa, insomma, fattibile. E quindi dopo, a seconda delle varie scuole e teorie ortodontiche, c'è il sistema di trattamento adeguato. Bene, quindi
per riportare il corretto allineamento, in questo caso dei Sì. denti davanti. Andiamo avanti, man mano vediamo vari casi Questo per che esempio è un tipici. sistema di intercezione in un ragazzino che poteva avere l'età di 8-10 anni, dove praticamente con l'utilizzo di apparecchiature semplicissime praticamente si è riuscito a portare la bocca dall'immagine piccola superiore all'immagine inferiore, dove vediamo un allineamento perfetto della bocca e diciamo che questo ragazzino, per esempio, nella crescita non ha più avuto necessità di utilizzare altre terapie, la bocca è rimasta così, in quanto questa bocca, non, voi non vi accorgete, comunque manca un dente, che sarebbe l'elemento numero 25, per cui anche facendo un trattamento ortodontico successivo si avrebbe dovuto creare degli artifici o fare delle cure particolari per ottenere poco di più, Poco di diciamo, più. per cui. Ma una volta sistemata la bocca rimane Sì. poi così? Oppure l'individuo è soggetto di nuovo, chiamiamola una recidiva, cioè si può di nuovo modificare la bocca? La recidiva sui pazienti ortodontici dipende dalle abitudini e dal seguire le prescrizioni che diamo noi, nel senso che la terapia ortodontica prevede degli spostamenti del dente e dell'osso che per stabilizzarsi hanno bisogno, da quando è finito, terminato il trattamento, di un periodo di circa 350 giorni, Un altro anno. un altro anno, periodo di stabilizzazione che deve essere eseguito utilizzando le apparecchiature di contenzione successive alle cure ortodontiche che il dentista ritiene Ritiene opportune. opportuno. Andiamo avanti ancora con le foto, man mano le commentiamo insieme. Ripeto, abbiamo selezionato insieme al dottor Morganti alcuni casi di interventi di ortodonzia per Ecco, sistemare la bocca questo dei bambini. trattamento, questo è stato forse il più bel trattamento della mia vita, effettuato con una cannuccia. Praticamente il Cioè, ci spieghi, tipo, lei ha prescritto al ho bambino di prescritto alla utilizzare la mamma di cannuccia. utilizzare la cannuccia sempre, a colazione, pranzo e cena. In un periodo di un anno e mezzo o due la bocca si è trasformata in questo modo. Perché? Perché la struttura facciale di questo bambino prevedeva che con la crescita questo tipo di bocca si sarebbe automaticamente regolato, per cui semplicemente Ha dato un utilizzando, aiuto alla natura, lei in pratica, con ho la cannuccia. fatto, sì, Semplicemente ha abbiamo aiutato la natura, accelerato un po' i tempi, esattamente, ha instradato la natura per. esattamente, Bene, quindi un trattamento a costo zero, se non la visita dal dottore, senza è la mamma che apparecchiature. segue un E la pochettino mamma a casa, contenta, sì. contentissima la mamma. Continuiamo, andiamo avanti ancora. Continuiamo a scorrere in sequenza le foto che abbiamo selezionato. Ecco, questo abbiamo selezionato questa foto per far vedere come si vede, per esempio, un bimbo quando ha una posizione di dente con indietro, così con la mandibola particolarmente spostata indietro. Si vede il bimbo che generalmente fa vedere sempre i dentini superiori al sopra del labbro inferiore. Per Ecco, il cui, esatto, sorriso lì che vediamo in alto è prima della cura, ovviamente, mentre il profilo che vediamo in basso ci sotto è mostra. lo spostamento ottenuto, che in questo caso è stato veramente importante in quanto c'era una differenza fra i denti superiori ed inferiori di circa 1 cm in questa bimba. Chiaramente la ragazzina è stata bravissima durante il trattamento, ha collaborato perfettamente perché ovviamente Questo è questi fondamentale. risultati si ottengono solo se, diciamo, il gruppo di lavoro bimbo, mamma e dentista funziona. Continuiamo perché è molto interessante vedere, come vedete, ci sono tante tipologie di denti storti, Sì. Diciamo, ad ognuna delle quali corrisponde un tipo di intervento sì, e di. i tipi facciali si distinguono grosso modo in 3 categorie, una normale, una dove abbiamo la posizione avanzata della mandibola e una dove abbiamo la posizione arretrata della mandibola. Questi sono i 3 gruppi grossi del All'interno dei nostro gruppi ci lavoro. sono poi varie situazioni. Ci sono varie situazioni. Commentiamo questa. In questa foto vediamo quello che è un problema gravissimo per le ragazzine, in particolare anche per i maschi ovviamente, il diastema dei denti anteriori. Il diastema dei denti anteriori è un problema che va trattato precocemente, nel senso che lasciando crescere la dentatura con questa posizione ovviamente c'è un grosso rischio di frattura dei denti.
E ancor più c'è un rischio, nel senso che comunque i denti anteriori, quando crescono storti, permettono la stabilizzazione dell'osso e dei legamenti che collegano all'osso in modo non ben Non corretto, formato, quindi. non corretto, per cui anche se venga effettuato in età posteriore, se metta lei, intercetta il bambino a 6 anni, se lo lascia fermo fino a 14 anni così e poi ci fa una cura con gli apparecchi ortodontici, c'è un grosso problema nella contenzione in quanto i legamenti sono cresciuti non corretti e hanno un effetto elastico proprio sulla dentatura che può tornare un pochettino verso la posizione originale. Ah, quindi questo è uno dei casi a rischio Sì, recidiva. ecco, questo caso Andiamo avanti, era in andiamo avanti. particolare, Proseguiamo ancora sì, ecco, perché abbiamo ancora tantissime cose da farvi vedere. questo è un esempio Qui si cominciano a per vedere dei spiegare una bei cosa che sorrisi. terrorizza tutte le mamme, l'estrazione dei denti. Sì. L'estrazione dei denti con i sistemi moderni di ortodonzia si cerca di farla il meno possibile, però ci Cioè, in sono dei casi pratica, dottore, particolari. partendo dalla prima immagine, poi estraendo un dente si arriva Quattro all'ultima. denti qua Ah, abbiamo quattro denti, estratto. quindi non uno. Però questa ragazzina non riusciva a chiudere le labbra, non riusciva ad avere la competenza delle labbra per la sua posizione dei denti e per la sua struttura. In questo caso è assolutamente necessario, qualora uno decida di farsi il trattamento ortodontico, è da eseguire mediante estrazione dei denti per ottenere quello che si vede, che comunque è anche un bel miglioramento di quello Cioè, non che avrà un sorriso a è il 32 viso. denti, ma avrà un sorriso. Però un bel Avrà sorriso, un bel un sorriso, bel a 28, sorriso. non a 32, Un bel ma sorriso. sarà bello uguale. Andiamo avanti, anzi sarà più bello, È più bello, visto il sì. risultato. Sì. Ecco, Qui siamo. questo è un'altra immagine dove voglio far vedere come sia possibile, sempre con l'ortodonzia, sistemare anche una bocca che apparentemente, Qui non c'è estrazione di quel dente che vediamo in alto a sinistra in fuori questo posto. caso, sempre con i sistemi più moderni che ci sono adesso, si riesce a più moderni o più corretti comunque, perché dipende chiaramente dalla professionalità dell'esecutore, riuscire ad ottenere questi risultati. Pratica Quel quel dentino in alto, spieghiamo bene ai nostri telespettatori, dentino quel in dentino alto in che non ci alto aveva mezzo millimetro di è stato spazio, è riposizionato stato attraverso quelle riposizionato, apparecchiature che vediamo nella seconda foto in basso. Bene, esatto. quindi solo attraverso questo, nessuna Esatto. estrazione, nessuna Senza operazione estrazioni, particolare. ecco. Bene, continuiamo perché vediamo ancora altre tipologie. Ecco, Qui. questi invece sono degli esempi di ragazzini che necessariamente vanno intercettati in età giovane, quanto più possibile. Sono ragazzini che faranno delle cure molto lunghe perché Di quanti anni? richiedono, questa ragazzina per esempio sarà già da 5 anni in trattamento, grosso modo, in quanto bisogna cercare di seguire quello che è il lato dell'igiene, da seguire quello che è il lato dello sviluppo armonico della mascella e della mandibola, cercare di armonizzare quelli che sono i contatti dei denti e spostare e correggere gli spostamenti dei denti Man mano man mano che la che bocca si seguire assesta. l'evoluzione. Chiaramente serve un grande lavoro Anche perché può di capitare squadra in questo che non sia ancora senso. completa Lì l'arcata. mancava tutto praticamente, cioè aveva avuto delle perdite E di quindi elementi lei, dentali e quindi queste sono cure molto ma dovevano complesse. venire fuori ancora dei denti definitivi? No, era con dentatura da latte quando l'abbiamo Con il dentatore intercettata. da latte. Lì Quindi erano tutti i dentini da latte che si può erano. partire con l'ortodonzia già con i denti da latte. Sì, Questo è un assolutamente. altro messaggio importante, non Assolutamente. necessariamente a bocca Nei finita. casi indicati è corretto ed anche fondamentale iniziare nei periodi proprio Continuiamo. intorno ai 6 anni, insomma, grosso modo, Questo è il 4. morso inverso, se Questa è non sbaglio, un'altra mettendo a posto patologia che le. va seguita in modo abbastanza importante. Questo è il trattamento eseguito, è la fase iniziale di questa cura. Ovviamente questi trattamenti molte volte sono anche da valutare insieme ai nostri colleghi chirurghi, dove qua a Udine abbiamo praticamente due grandi personalità, tipo il direttore del reparto di odontoiatria, il professor Antonio Maria Miotti, e il direttore del Dipartimento dell'Università, che è il professore Massimo Robioni, che sono i nostri grandi aiuti e consigli nei casi di pertinenza chirurgica.
Quindi questo bambino qui, torniamo un attimo lì, aveva prima del trattamento il morso bimbo inverso, cioè chiudeva la era un bocca, bimbo con un morso inverso, cioè l'arcata che superiore finiva però, dietro alla inferiore, sì, giusto? esatto, da vedere era abbastanza importante come differenza di chiusura, però questo è un paziente che si definisce come pseudo terza classe, nel senso che era un bambino che era possibile correggere con le apparecchiature ortodontiche senza ricorrere Senza la all'utilizzo chirurgia. Poi chirurgico, sì. dovremo avere anche una diapositiva che riguarda un piccolo video che riguarda invece un intervento con la chirurgia, in cui naturalmente vedremo però soltanto il Ecco, risultato. Ecco, qui ho messo un abbiamo. piccolo esempio di quello che può essere il grande aiuto dei nostri colleghi chirurghi. Questa signora era afflitta da terribili dolori e non riuscì, aveva una malformazione, diciamo, una differenza di lunghezza delle ossa della mandibola, per cui c'è stato un lavoro combinato fra il lavoro di me ortodontista, che ho preparato l'occlusione su indicazione del collega chirurgo, il quale ha eseguito il riposizionamento e la correzione dell'osso, ottenendo questo risultato che mi sembra ottimo. Eccellente. E poi ci sono casi in cui il ricorso ad un impianto di un dente finto può essere utile per L'ortodonzia allineare l'arcata. Vediamo qui, chiaramente noi qui non ci accorgiamo, ma qui c'è un L'ortodonzia può dente essere fatta finto. anche per fini estetici. Qui c'è un dente Questo, finto. qua ci sono due denti finti, ci Ah, sono due. due impianti che sono stati applicati al posto di quei due piccoli dentini superiori. C'è stato fatto un lavoro di ortodonzia di preparazione Ma qui si era per intervenuti quanto. in seguito alla caduta dei denti naturali oppure lei li ha. Lì siamo intervenuti su scelta della paziente, la Per quale estetica. vuole. Esatto, è Va stata bene. una cura con una finalità Ma noi estetica. diciamo sempre nella nostra trasmissione che la salute e il benessere passa anche dal sentirsi bene con se stessi. E Per quindi se una una, donna per direi una che donna, ma anche per assolutamente, un è uomo, assolutamente importante. se uno si sente meglio Vabbè, mettendo un dente in sì. più o in meno, quello che serve per star bene. È giusto che lo si faccia. Andiamo avanti perché adesso invece abbiamo qui cominciamo ad entrare proprio nel Ecco. campo di quelli che sono gli strumenti che si utilizzano per fare Ecco, l'ortodonzia. Negli anni esatto. ovviamente si è passati dai cosiddetti apparecchi, quelli mobili, pian piano a queste altre tecnologie. Qui mostriamo una delle ultimissime, Diciamo, questo una è delle recenti. probabilmente uno degli apparecchi che rappresenta meglio lo stato dell'arte dell'ortodonzia esterna, cioè vestibolare degli apparecchi ortodontici. Diciamo, l'ortodonzia e la medicina in generale adesso va verso la customizzazione o l'utilizzo di tecnologie più Intanto spinte possibili spieghiamo per che questa è la questo. fase di montaggio, Questo giusto? sì, questa è l'immagine che vedete, praticamente dove applichiamo l'apparecchio, l'apparecchiatura che è stata costruita tramite praticamente un sistema computerizzato. Praticamente il sistema computerizzato viene organizzato, guidato e programmato dall'ortodontista, il quale comunica con la ditta e spiega tutti i movimenti Ecco, li necessari per possiamo fare il vedere anche, trattamento. possiamo vedere perché abbiamo preparato anche dei filmati di queste Sì. simulazioni che avvengono e che consentono quindi al medico di capire anche quale sarà l'evoluzione, no? Man Esatto, mano che si queste va sono avanti. le Ecco, qui simulazioni della vediamo. programmazione meccanica dello sviluppo della cura. E quando Ecco, diciamo per ottenere questo sì. spostamento che noi vediamo in pochi secondi e che Sì. Beh. ripetiamo al loop, quanto tempo ci vuole? Qui Beh, sono pochi diciamo secondi, questa ma una cura cura di qui quanto grosso tempo? modo può essere programmata dai 24 ai 30 mesi. Di Per fare trattamento, quello spostamento che noi vediamo in pochi secondi, abbiamo visto una, poi ne vediamo anche un'altra, dove abbiamo tre sezioni della bocca esatto. riprodotte in Qua si vede maniera proprio tutti i in movimenti 3D. su tutti la vista anteriore, le due viste laterali e quella posteriore di come viene mossa la bocca. Ma come si parte? Questo è un calco, innanzitutto si fa un calco della bocca, giusto? Poi su quello si. Allora, si parte dalle impronte in silicone della bocca che vengono scannerizzate con dei sistemi laser, vengono rimontate tramite chiaramente sistemi informatici in una bocca virtuale. La bocca virtuale ha ovviamente tutte le misure dei denti, le curvature, gli ingombri e il computer calcola, diciamo, la parabola perfetta della bocca rispetto al paziente. Noi,
controlliamo che i movimenti non siano esagerati rispetto a quello che è la struttura ossea. No, Quindi dopo la simulazione lei magari può anche accorgersi che il trattamento va modificato, no, prima ancora di assolutamente. iniziarlo. Diciamo che la simulazione è uno degli step di lavoro, nel senso che la ditta ci fornisce la simulazione di come posizionano i denti su nostra indicazione e noi dobbiamo correggere dopo le Benissimo. simulazioni fino a che Quindi le riteniamo si elimina precise. un margine di errore che può esserci Si anche standardizza il si standardizza. trattamento, dopodiché quando viene effettuato l'accettazione della cura, viene prodotto gli attacchi dente per dente su misura e vengono forniti i fili deformati dalla macchina, per cui abbiamo un sistema meccanico tipo industriale, Tipo industriale. diciamo, con un Allora, adesso controllo migliore possibile. vediamo una serie di sorrisi adesso. Chiudiamo l'ortodonzia con i sorrisi, poi avremo un Ecco, passaggio anche su diciamo, qualche. Vediamo una serie di sorrisi. Allora, qui, ecco, questo qui non era un bellissimo questo è un sorriso. sorriso con i denti tutti affollati e storti di una ragazza Facciamo giovane. scorrere il video che abbiamo preparato e ci mostrerà quindi E questo è le l'effetto ottenuto con il trattamento finito. lenti. Questo è un altro sorriso sempre con denti tutti storti davanti e il risultato corretto è questo dopo. Questo ci permette di dire che il trattamento, in questo caso è un trattamento estetico, però mi fa agganciare ad una domanda che volevo farle, Sì. riguardo l'utilità di questi trattamenti. È soltanto una utilità estetica o ci sono anche, delle motivazioni Generalmente, funzionali? la funzione e l'estetica nella bocca corrispondono, nel senso che i denti sono come degli ingranaggi che se sono messi correttamente esprimono anche un'estetica adeguata a quello che è la loro funzione. Per cui non esiste il discorso che si fa l'ortodonzia per estetica, a parte nei pazienti dove si deve mettere impianti, dove mancano denti, Come abbiamo visto alla come abbiamo visto signora prima, sì. precedentemente. Generalmente, diciamo, l'ortodonzia è importante e soprattutto per ottenere una buona masticazione. Pensiamo a un bimbo quando ha le posizioni molto fuori parametro, diciamo, della masticazione, mastica male, digerisce male, può avere mal di pancia, può avere sonnolenza a scuola, ci possono essere vari problemi che magari non si riesce a notare, però ci sono. E Sì. quindi chiaramente la correzione ha sempre anche un Indicata. insomma. Allora, chiudiamo questo discorso con lei, dottore, facendo un accenno alla postura. Invadiamo il campo di altri specialisti, ma che inevitabilmente, però, visto che se ne sente molto parlare, è giusto anche trattare con lei. La posizione dei denti ha una conseguenza sulla postura? O viceversa, è giusto Diciamo intervenire che quando e come è giusto intervenire. E poi vedremo anche qui delle diapositive che ci spiegano cosa si intende per postura, quali sono i tipi di posture, di noi esseri umani, da quando abbiamo iniziato a camminare, ad essere in una stazione eretta, come suol allora, dire. la postura nel bambino, a mio punto di vedere, va seguita dagli specialisti, che sono i nostri colleghi ortopedici, i colleghi pediatri. E chi comunque segue la crescita del bambino, nel senso che, come vedete, l'impronta che lascia il piede è molto varia, le forme dei piedi sono quelli, per esempio, per cui ad ognuno le sue competenze. Quindi chi è specializzato per seguire certe cose è bene che lo faccia. Per quanto concerne noi dentisti, qualche volta noi troviamo, anzi sempre noi troviamo l'associazione fra i tipi posturali e l'occlusione, nel senso che Andiamo avanti, dovrebbe esserci una ci diapositiva sono le con. diapositive successive dove si vede, ecco, queste diapositive qui rappresentano i tre tipi facciali che sono collegati a tre tipi anche di postura, che Sì, ne abbiamo un sono la altro dopo. normalità comunque per questi pazienti, per cui non è di competenza nostra decidere, Cioè, c'è secondo una me. compensazione Per naturale che quanto avviene. riguarda, esatto, per quanto riguarda le compensazioni Andiamo avanti. correttive, sono di pertinenza dei colleghi. Ecco, Questi sono i tre tipi di. questi sono i tipi di denti dove si vede sopra la dentatura normale che ha un piede normale con una posizione corretta, la seconda posizione è quello, il paziente con i denti fuori che generalmente ha il piede cavo e una posizione della testa flessa in avanti, come risposta muscolare
Quindi A come è un funziona la meccanismo di bocca? compensazione. Sono dei meccanismi di Ma compensazione che normali. è giusto andare a correggere? Noi correggiamo i denti, il resto lo fa Lo chi fa il fa, lo posturologo fa oppure chi fa, chi è specializzato l'ortopedico, in il queste. fisiatra. È importante anche fare questa precisazione Diciamo perché. che per quanto concerne, per esempio, degli atleti super forti, super allenati, ovviamente anche l'utilizzo di sistemi che svincolano la pressione della bocca da quello che è lato atletico può essere utile. Ecco, nelle persone normali, se non ci sono presenze di dolori, cose particolari, insomma. Esatto. Bene, allora noi chiudiamo questa trasmissione intanto ringraziandola per Esatto. essere Grazie a stato qui con voi. noi. Abbiamo fatto un discorso generale partendo dall'igiene orale fino alla ortodonzia, a cosa, come, quando farlo. Adesso vogliamo chiudere ancora tornando alla prevenzione, tornando ai bambini, perché lei ci ha segnalato un video molto bello dell'Associazione Dell'Associazione dei Dentisti, Medici esatto, Dentisti associazione Italiani. nazionale nostra, ha fatto uno dei tanti video che ha fatto. Che è sotto forma di cartone animato, quindi proprio rivolto ai bambini, ci fa capire Esatto. come, tornando al discorso di prima, sia importante iniziare da piccoli a curare l'igiene Esatto, orale. Ce lo vediamo e poi dopodiché andrà in onda la sigla. Quindi io la saluto prima del video, la esatto. ringrazio ancora. Avremo Grazie a lei. senz'altro modo di tornare a parlare di questi argomenti perché è un settore, come tutti i settori della medicina, molto vasto. E quindi magari Grazie. potremo approfondire più nello specifico altre cose. Grazie, Grazie. grazie dottor Buonasera. Morgante. Grazie a voi per averci seguito. Godiamoci il video, magari fatelo insieme ai vostri bambini, da questo video si possono trarre delle utili indicazioni sullo stile di vita relativo all'igiene orale. Arrivederci a tutti. Ciao ragazzi, siamo tornati. Vi siete lavati bene i denti? Oggi vi parleremo dei nemici dei denti. I dinosauri? Ma quali dinosauri? I nemici dei denti sono animaletti molto più piccoli. Serve un microscopio per vederli. Ma sono davvero pericolosi. Si chiamano batteri. Mamma! Andiamo a vederli da vicino. Che paura! Fai bene ad aver paura. Anche se non li vediamo, ogni giorno loro attaccano i denti. E il loro divertimento più grande è quello di rovinarli. E come fanno? Guardate bene, per rovinare i denti, i batteri devono essere molto forti e molto numerosi. E sapete di cosa hanno bisogno i batteri per essere molto forti e molto numerosi? Allora ve lo racconto io. Hanno bisogno dello zucchero. E lo trovano nei pezzetti di cibo che restano fra i denti quando mangiamo. Tutti i cibi contengono zuccheri, ma alcuni ne contengono di più. Le caramelle, per esempio. Ma anche i dolcetti, le merendine, le patatine fritte e tante altre cose. E sapete cosa fanno i batteri quando hanno la pancia piena di zuccheri? Una bella pennichella per digerire. Ma va! No? Diventano ancora più forti. Si organizzano e formano uno strato che si chiama placca batterica. La placca batterica è un vero disastro per i denti. Ah, sì! E cosa fa la placca batterica? E beh, tanto per cominciare può attaccarsi allo smalto dei denti e piano piano formare un buco, cioè la carie. All'inizio non fa male, ma in poco tempo scava in profondità e arriva alla polpa, nel cuore del dente. E allora sì che iniziano i dolori. Ai 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 ai! Ah, ma aspetta, mica è finita qui. Può anche attaccare le gengive e danneggiarle, avvolgendole con uno spesso strato chiamato tartaro. Ai ai! Mi fa male solo a pensarci. E come si fa a combattere i batteri? Tanto per cominciare, dovremmo evitare di mangiare troppi dolci. Ma soprattutto è importante ricordare di lavarsi sempre i denti dopo ogni pasto. Almeno 3 volte al giorno, al mattino dopo colazione, dopo pranzo e alla sera prima di andare a dormire. Basta questo? Beh, non proprio. Però questa è una prima semplice regola da seguire. E niente placca, niente carie, niente tartaro. Per oggi è tutto. La prossima volta vi parleremo degli amici dei denti. Ciao!
quelli che ci permettono di proteggerli e mantenerli sani. Ah, ancora una cosa. Non mettete in bocca le dita sporche, la matita o la penna. Sono tutte cose piene di batteri. Cosa ho appena detto? Ah, scusa. Arrivederci, a presto!